Gli basta percepire un pericolo e puff, si trasforma in una palla. Però non tutte le specie di armadillo possono trasformarsi in una palla. Solo una, l'armadillo a tre bande, può raggomitolarsi. Ricordiamoci però di agire sempre nel massimo rispetto della fauna selvatica. Farlo diventare una palla ci può divertire, però dovremmo pensare a che cosa vuole dire per lui. Quel comportamento lo mostra quando è spaventato o quando è intimorito, e per farlo deve sprecare un sacco di energie, che dovrebbe tenersi strette, perché questo mammifero corazzato non riesce ad avere molti depositi di grasso, il che lo porta ad avere una temperatura e un metabolismo davvero molto bassi. Spiegate queste caratteristiche, è chiaro perché Zero Calcare abbia scelto questa specie per impersonificare la sua coscienza. Una potente corazza sul dorso che ricorda il lato più introspettivo, raggomitolarsi su se stessi per non affrontare un mondo a volte troppo difficile. E infine un metabolismo così lento che porta l'armadillo a passare il tempo mangiando e dormendo. Secondo voi, quante ore dorme un armadillo al giorno?